quali le opportunità per i giovani nell'area dell'Africa, del Medio Oriente e del Golfo? Africa, Medio Oriente e Golfo oggi sono un territorio particolarmente importante e particolarmente interessante per le imprese italiane e per i giovani che vogliono guardare alle loro prospettive future. Sicuramente perché l'Africa è oggi uno dei territori con la più grande e importante aspettativa di crescita nell'arco dei prossimi 10 anni, perché c'è una variegata e variopinta attività all'interno dei vari stati che compongono il continente. C'è la fascia a nord che in questo momento è particolarmente frizzante e attiva, come il Marocco, una fascia che è in piena ricostruzione, l'Egitto, una fascia molto ricca che è quella dei paesi del Golfo dell'Arabia Saudita e una parte in crescita, in boom, che è quella dell'Africa subsahariana. A cosa bisogna fare attenzione? Bisogna fare attenzione a superare i luoghi comuni e a superare tutte quelle che sono le banali opinioni che spesso si hanno su questo continente. Non è guerra, non è carestia, non è malattia, è qualcosa di nuovo, una popolazione in forte crescita, è una popolazione assetata e affamata di conoscenze, di rapporti con la sponda sud del Mediterraneo, di sviluppo. È un'area però comunque in cui bisogna cercare di andare cauti, strutturando al meglio l'attività sia personale sia societaria, in modo da evitare di incappare in quelli che sono i comuni errori e le comuni sviste che potrebbero portare anche a degli effetti importanti sul capitale umano e sulle ricchezze di chi cerca di entrare in quell'area. Problemi di che tipo? Problemi di molti tipi. Il primo è il bias culturale. Bisogna pensare e cercare di capire che la lingua, la cultura, la religione di quei paesi e quei territori è diversa dalla nostra. Bisogna imparare ad avere un interlocutore che viene tenuto sullo stesso piano dell'interlocutore che avremo negli Stati Uniti o in Inghilterra, capire che dal territorio si può imparare, non si deve solo andare a colonizzare, capire che il partner locale può essere un valore aggiunto, non deve essere un deterrente, capire che comunque ci bisogna adeguarsi, adattarsi e dialogare con quelle aree emergenti. Quali le opportunità per i giovani oggi nel mondo dell'America Latina? Allora, le opportunità in America Latina oggi sono moltissime. Diciamo che l'America Latina, a differenza dei paesi del sud-est asiatico e dei paesi del Golfo o del Nord Africa e del cono dell'Africa, rappresenta un'opportunità anzitutto dal punto di vista linguistico. Ovviamente lo spagnolo, che è lo spagnolo e il portoghese, che sono le lingue parlate prevalentemente nei paesi dell'America Latina, rappresentano per noi un'opportunità in quanto la lingua è più facile ovviamente rispetto all'arabo, rispetto al cinese, rispetto al giapponese, e c'è una vicinanza culturale indubbiamente che è maggiore rispetto agli altri paesi. America Latina è in forte sviluppo negli ultimi anni, con differenze all'interno dell'area geografica. Naturalmente abbiamo il Brasile che fa parte dei BRIC, quindi uno dei paesi a maggior sviluppo attualmente, Argentina che è più stazionaria, però Cile e Colombia che sono paesi, e Messico, paesi fortemente in crescita. Alcuni paesi sono ancora in via di sviluppo, vedi la Bolivia, vedi il Perù, vedi l'Ecuador, ma con un forte potenziale. Infatti c'è una crescita comunque che si aggira al 5-6%, e sono aumentate soprattutto le imprese multilatinas, quindi quelle multinazionali con le quoter nei paesi appunto dell'America Latina, e che investono anche nell'Europa. In questo periodo gli investimenti in Italia non sono dei più eccellenti, ma questo rappresenta sicuramente un'opportunità sia di crescita, sia di formazione, e sia appunto come opportunità di sviluppo del nostro paese, se riusciamo a fare della conoscenza delle altre culture un'opportunità di arricchimento e di sviluppo proprio personale, e quindi anche delle nostre imprese e dei nostri territori.